stai? Che piacere vederti. Ti devo ringraziare ancora. A me? Sì, per quella barzelletta che mi hai raccontato. Ah, l'ho venduta in radio, ho avuto un grosso successo. Non me la ricordo, guarda la barzelletta. Sì, quella di quel tale che va dal dentista. Dentista, no. Dice, apre la bocca. Dice, ma lei da che parte mangia? Dalle parti di Piazza Mazzini. Ah, te lo ricordo. Poi, senti, ne una freschissima, molto bellissima. C'è una signora che va in una macelleria, no? Sì. Chiama il garzone e fa, scusi, ma il suo padrone ha i piedini di vitello? Dice, non lo so, c'ha sempre le scarpe. Non è male. E quella di quel tale che sta al passaggio a livello. No. Fermo il passaggio, con la macchina passano le pecore. No, e lui comincia a prenderle in giro, no? Passa un caprone e fa, beh. Non è niente male, no? Poi veloce, e poi c'è quella dell'ubriaco, quella è bellissima. Vale, l'ubriaco che telefona al commissariato, dice, pronto commissario? Sì, sono in macchina, mi hanno rubato tutto. La macchina c'è, mi hanno rubato quello che c'è dentro, mi hanno rubato il volante, il cruscotto, mi hanno rubato l'acceleratore, il pedale del freno, il pedale della frizione. Veniamo subito, dopo due minuti telefono, pronto, controordine, non mi hanno rubato niente, mi sono sbagliato, mi sono seduto nel sedile posteriore. Ma cosa fai con questo microfono qui? Cos'è? Cosa fai, cartolina gialla anche qui? Un'inchiesta sul nel concorso del Ministero delle Poste, il numero d'oro, sai, no? Questo concorso del numero. Il numero d'oro. Cos'è? Non lo sai? No, non lo so. Non sai il concorso del numero d'oro? Non lo so, dammi due schiaffi, non lo so. Stranissimo. Comunque guarda, te lo spiego subito, è molto semplice. Si tratta di una cartolina che si può trovare in qualsiasi ufficio postale, come questo qua, no? Cosa succede? Si prende questa cartolina, si risponde a tre domande semplicissime, proprio elementari. Mm. Si mette il proprio indirizzo, col numero di codice naturalmente. Sì. Si spedisce senza affrancare. Senza affrancare. E così si rischia di vincere 7 premi settimanali da 1 milione e 10 milioni di premi finali. Hai capito? 7 premi da 1 milione? Rispondendo a 3 semplici domande. Ma che domande sono? Semplicissime, guarda un po'. Letteratura, cos'è? No. Qual è il numero di codice di avviamento postale corrispondente al vostro indirizzo? È elementare, no? Le altre sono più o meno così. Sono 7 premi settimanali. Uno, tra l'altro, è già stato assegnato. Già stato assegnato. 7 milioni. 7 milioni, uno settimanale, sì. E 10 milioni di premi finali. Non sapevi, vedi? Quasi quasi la spedisco anch'io, vedere. Signorina, ne ha di queste cartoline? Quante ne vuole? Beh, non so, 2, 3, 4 mila. Ah, sì.